Roberta Robbione, candidata sindaca per il comune di Borgo San Dalmazzo. Siamo negli ultimi giorni di campagna elettorale. Io le chiedo come prima cosa se si può tracciare un bilancio di questa campagna elettorale, visto che mancano pochi giorni al 12 giugno. Qual è stato il riscontro anche negli incontri con i cittadini? Il riscontro è stato molto molto buono, anche perché il nostro è un programma partecipato che nasce appunto dall'incontro e dal confronto con i cittadini. E il nostro è un programma che risponde proprio alle esigenze delle borgarine, dei borgarini, delle associazioni di categoria, delle associazioni di volontariato. Ed è un programma che vogliamo portare avanti con concretezza ed entusiasmo, perché abbraccia proprio 360 gradi della nostra città, a partire da quella che è la rigenerazione urbana, con il problema del decoro e della sicurezza che è molto sentito dalle borgarine e dei borgarini, e poi importantissimo è il discorso ambientale. Noi su questo abbiamo puntato molto nel nostro programma e quindi vogliamo spingere moltissimo affinché Borgo sia forte in questo campo e con l'utilizzo di tutte quelle che sono le energie rinnovabili. Vogliamo rilanciare il centro storico, ma abbiamo una particolare attenzione anche per quello che è Borgo Nuovo, per quelle che sono le quartieri, per le frazioni, i quartieri, perché abbiamo a cuore le esigenze di tutti i cittadini. Vogliamo rilanciare fortissimamente il commercio e il centro storico, perché vogliamo che la gente ritorni a vivere nel centro storico, ma che la gente venga anche a visitare la nostra città. E perché possa visitare la nostra città deve esserci un ambiente bello, sicuro, decoroso. Vogliamo spingere molto su tutte quelle che la rivalorizzazione degli immobili, anche attraverso una semplificazione di quelle che sono le procedure edilizie, ed aiutare così i cittadini e chi decide di vivere, venire ad abitare nella nostra città. Vogliamo rilanciare, come abbiamo detto prima, il commercio, ma soprattutto abbiamo in testa quello di fare un marchio, il marchio, il brand Borgo San Dalmazzo, per tutte le attività commerciali, per tutte le attività imprenditoriali, per tutto ciò che è Borgo San Dalmazzo. Vogliamo spingerlo fino in fondo affinché su Borgo arrivi un turismo, ma che è anche un turismo sostenibile, un turismo dedicato al nostro patrimonio culturale, al nostro matrimonio naturale, a tutte le bellezze che ci sono, perché Borgo deve ritornare a essere Borgo forte con le sue valli, rilanciare insieme con entusiasmo. Vorrei proprio questo, che partisse e che si capisse la nostra sinergia, il nostro entusiasmo per far ripartire questa città. Ma gli incontri con i cittadini sono sempre positivi, perché da ogni incontro con i cittadini è da qua, come amministrazione, che vogliamo partire, di ridare un forte stimolo al nostro essere comunità borgarina, al forte senso di essere borgarini e di essere orgogliosi di esserlo. E quindi da ogni suggerimento che arriva dalle borgarine e dei borgarini noi prendiamo lo stimolo per lavorare e attivarci. Siamo un gruppo di persone formate da uomini e donne con competenze, e quindi noi vogliamo proprio metterci al servizio di questa nostra Borgo. Abbiamo come interesse principale e unico quello del bene comune e del benessere delle cittadine e dei cittadini di Borgo. Questo sarà il nostro unico scopo, il nostro unico impegno per la città. Mancano pochi giorni al voto, dopo insomma venerdì ci sarà poi silenzio elettorale. Ecco, se ci fosse da fare un richiamo, un appello al voto ai cittadini, perché votare lei la sua lista? Forza, facciamo partire con slancio di nuovo la nostra Borgo. Noi siamo qua con entusiasmo, con energia. Quello che vi chiediamo è la fiducia, e noi in cambio vi offriamo onestà, competenza, legalità e tanta tanta voglia di lavorare. Forza Borgo!